Hola hola amici, benvenuti di nuovo nel nostro canale Reporter Camper. Dove siamo? Dove ci troviamo adesso? Oggi ci troviamo in un fantastico posto, meraviglioso, uno dei posti più turistici dell'isola e storici. Siamo in Playa de Troia 1 e 2, anche se il nome sembra buffo, o non so, potrebbe sembrare, però si chiamano così. Si trovano nel comune di Adeque, nella zona di Las Americas, nel sud dell'isola di Tenerife, di fronte all'hotel Palm Beach e l'hotel Hesperia Troia. Entrambe le due spiagge sono accanto all'altra e poi puoi andare dalla spiaggia di Troia 1 e 2 in un momento, tranquillamente. E le spiagge sono di un marrone chiaro, dotate di ombrelloni, lettini a pagamento, e tutti i servizi, che bagni. Però se preferisci sdraiarti sulla sabbia, forse è meno comoda, però è anche più economica. Le Playa 1 e 2 sono spiagge con acque calme, poiché sono, vedete, ci sono quelle rompiola davanti, dove si anche dividono le due spiagge, dove inizia probabilmente le onde, quindi in condizioni normali la balneazione è sicura. Essendo situate in una delle zone più turistiche dell'isola di Tenerife, queste spiagge hanno un livello di occupazione sempre medio alto, tutto l'anno, sempre piene, meravigliose. E le spiagge si dispone anche di un punto di salvataggio della Croce Rossa, quindi una spiaggia sorvegliata con bagnini ed è sempre vigilata. Sempre anche fare attenzione, perché ci sta anche la bandiera, dove sapete benissimo se è verde è adatta alla balneazione, se è gialla si consiglia di fare attenzione e se è rossa la balneazione è vietata, come giustamente. Sul lungomare poi potete trovare vari negozi, hotel e qualunque tipo anche di attività da svolgere, come a livello di escursioni o attività acquatiche. Ci sono vari centri, e qui sulla mia sinistra sto scendendo, si possono vedere questi posti dove puoi noleggiare o fare qualcosa del genere. E poi ci sono anche i supermarket, però non vi consiglio questi supermarket perché sono cari, di solito sono per il turista inglese che vuole comprare la prima cosa così d'occasione. E qui poi sulla mia sinistra c'è il famoso hotel Troia rinnovato, dove scendendo sempre sulla sinistra ci sono i negozi e souvenir, famosi negozi come anche Uber e altre rote marche. È un posto meraviglioso, anche la sera c'è, cioè, anche abbastanza movita, come dicevo, e poi tutto l'anno è affollata, tutto l'anno sono bellissime queste spiagge. È anche il posto più antico e storico di Tenerife, a livello di turismo. Qui si è sviluppato la maggior parte del turismo all'inizio, qui era concentrato. E niente, come vedete ci sono questi bei negozi nuovi. E poi la spiaggia è fenomenale. Qui ora sono nella spiaggia Playa Troia 2. Tranquilla, bellissima, visto ci sono i lettini dove potete anche noleggiare, dicevo prima, però è più comodo sempre stare tombato lì sotto in prima fila, come si dice, stirato nella playa, più economico, no? E niente, poi qui sulla mia destra potete anche notare, qui sono al famoso Monkey Beach, un altro locale storico di Tenerife, di questa zona, bellissimo, dove potete prendere una coppa di cocktail o fare un pranzo, addirittura organizza anche eventi, soprattutto la domenica nei periodi estivi. Ora non so se ancora è in atto, però è bellissimo questo locale, ve lo consiglio, vi consiglio anche di fare questa meta. Ed eccoci qua di fronte adesso al Monkey Beach Club, uno dei locali più storici di Tenerife Sud, ma veramente storici, bellissimo. E questa è la sua spiaggia. E poi siamo qua, la Troia 2 e Troia 1 che sono qui avanti. Bene ragazzi, vi ho fatto vedere questa piccola recensione. È un posto che non potete mancare perché è bellissimo, turistico, sì, e soprattutto è pieno di inglesi. Però qualche anche residente lo trovate canario spagnolo.
E anche qualche italiano sempre ci sta, ormai siamo dappertutto. È una meta che non può mancare, se venite a Tenerife è da visitare, anche la sera è piacevole. Come detto prima, faremo una recensione anche notturna, questo bellissimo posto, storico, turistico e meraviglioso, eccezionale, pieno di divertimenti, di attività, attività commerciali, di tutto, di più veramente, pieno attività acquatiche. Vi potete sbizzarrire, veramente. Questo è il posto ideale proprio per spassarsela anche in comitiva insieme a qualcuno. Ok ragazzi, qui siamo, vi lascio in questo magnifico mare, bellissimo oggi, e ci becchiamo alla prossima recensione delle Isole Canarie.